Ciao Giovanni, ciao. Buonasera. Allora, Gianluigi Nuzzi, la prima domanda che ti viene per Alessandro Di Battista. Beh, la prima domanda è sul vostro codice etico. Avete alzato la soglia di tolleranza dell'azione della magistratura fino a una prima condanna in primo grado. Voi dite, una persona della semplice indagine non vuol dire, come dire, una messa in mora da parte di un esponente politico. È sfiducia della magistratura e il timore che ci possano essere azioni, come dire, pilotate dalla magistratura, strumentalizzate, cos'è? No, no, assolutamente, però la correggo soltanto su una cosa. Nel nostro codice etico, tra l'altro, che è stato anche elogiato dal PM che combatte la mafia, Nino Di Matteo, che per noi tra l'altro è un punto di riferimento, c'è scritto che un avviso di garanzia non prevede l'immediata espulsione dal Movimento 5 Stelle. Cioè, una forza politica deve avere la responsabilità di prendere delle decisioni politiche sui propri esponenti. Le faccio un esempio che spesso faccio. Durante la campagna elettorale sul referendum, De Luca, il governatore della Campania, del PD, è stato registrato mentre diceva «promettete, date fritture di pesce in cambio dei voti al sì al referendum». Non so se ci sia o meno un'indagine, magari non sarà indagato, non sarà rinviato a giudizio, non sarà condannato, ma per noi una persona che promette fritture di pesce in cambio dei voti non potrebbe mai far parte del Movimento 5 Stelle. Ma lei piacerebbe un Nino Di Matteo ministro della giustizia, un magistrato, un Di Matteo, un Gratteri, un Davigo? Chi preferirebbe? Sono persone che stimo moltissimo. Io penso che la magistratura abbia bisogno di bravi magistrati e penso, questa è la mia opinione, comunque che un magistrato che entra in politica poi non possa più tornare nella magistratura. Questa è la mia idea. Massimo Giannini.